appuntamento ormai fisso del sabato e della domenica pomeriggio. Oggi abbiamo come nostro ospite Enrico Pitozzi, che salutiamo e che ringraziamo per questa sua disponibilità, docente universitario con una sequenza di incarichi importanti da Venezia, Padova, Parigi, Valencia, adesso è alla Dams di Bologna, ancora per qualche minuto, non so se nel frattempo si è già spostato altrove. Comunque, Dams di Bologna, che insomma, basta dirlo, e questo, come dire, spiega tutto. Molteplici attività, seminari, riviste, numerose pubblicazioni, Biennale di Venezia, ha fatto anche le cose da Biennale di Venezia. Quindi, diciamo, abbiamo una persona estremamente competente in materia teatrale. Rimaniamo nella nostra mezz'ora, naturalmente fate le vostre domande come al solito, poi dallo studio ci interromperanno, diciamo, o alla fine o in corso d'opera per inserirsi. Io parto con la prima domanda e partiamo da una citazione. Bisogna ricreare l'uomo totale e questo uomo può essere l'attore. Questo lo diceva Leo De Bernardinis. Noi generalmente quando parliamo di attore, insomma, pensiamo a cose magari un po' meno elevate, insomma, ecco, un po' meno metafisiche. Ecco, qui parla addirittura del creare l'uomo totale, no? E quando Enrico parla di attore, centra sempre l'attenzione, insomma, spesso sul corpo dell'attore. Tante volte ti ho sentito parlare di corporeità e quindi performance, presenza scenica. Ecco, dici qualcosa di questa tua, diciamo, di questo tuo angolo visuale molto, molto presente in tutti i tuoi lavori. Beh, dunque, è una domanda straordinaria, nel senso che occuperebbe solo questa la nostra mezz'ora e oltre. Ma no, mi fa particolarmente piacere partire anche con questo ricordo di Leo De Bernardinis, che forse è una delle figure del teatro italiano e probabilmente internazionale più pregnanti di questa dimensione di ricerca sull'essere umano e che coincide in realtà con il lavoro dell'attore. In qualche modo, Leo lì dice una cosa che ha a che fare con il Novecento, con la ricerca teatrale del Novecento e con una intuizione, oserei dire, straordinaria, cioè, prima di tutto, anche per l'attore è fondamentale conoscere se stesso in quanto essere umano. E solamente in questo processo di conoscenza di se stessi come esseri umani, arrivare poi a trasformare, a rinnovare, a modificare il ruolo dell'attore. E penso, per esempio, ad Antonin Artaud, o a tutta una tradizione che appunto arriva anche a Grotowski, eccetera, e che gioca con questa dimensione straordinaria, cioè la possibilità di conoscere se stessi e conoscendo se stessi trasformare e innovare il ruolo dell'attore. Per questa ragione, diciamo che il fondo anche della mia ricerca sul corpo, che è destinata probabilmente a non trovare soluzione, esattamente come questa domanda, no? Se non con la fine che è poi una parte, come dire, di interruzione di questa ricerca, no? E il mio interesse nello specifico è riuscire a coniugare, come dire, una ricerca sulla percezione, capire come il nostro corpo funziona. Funziona anche con l'apporto, da un lato, di una dimensione metafisica, che è presente profondamente dentro la riflessione di Leo De Bernardinis, quindi quella profonda interiorità di se stessi che deve essere conosciuta per potersi in qualche modo rinnovare a se stessi. E dall'altra parte, evidentemente, la percezione gioca un ruolo fondamentale perché possiamo arrivare a toccare questa profondità dell'individuo solo se siamo in grado di conoscere i limiti della nostra percezione. E quindi, ancora una volta, passare dai nostri sensi, passare dalla sensorialità per riuscire a capire come possiamo arrivare a questa conoscenza. E da lì, nel mio osservatorio è interessante e importante lavorare in prima linea con gli attori, con i danzatori, con i performer, proprio per capire come attraverso la tecnica, e qui veniamo a uno dei punti essenziali, attraverso la tecnica dell'attore, attraverso la tecnica, dei danzatori, il modo in cui si affronta
la corporeità, possiamo arrivare appunto a estendere la nostra percezione, la nostra consapevolezza del corpo. Evidentemente qui ci sono delle relazioni anche con la neurofisiologia e con tutto ciò che la fisiologia oggi ci mette a disposizione, compreso la conoscenza intorno al funzionamento del cervello, che diventa in qualche modo importante per i danzatori. Penso solo al grande interesse che Vittorio Gallese, Giacomo Rizzolatti, coloro che hanno scoperto i neuroni specchio, per esempio, che sono poi colleghi dell'Università di Parma, hanno dato alla tradizione teatrale. Pensate l'interesse che hanno sviluppato nei confronti della biomeccanica di Meyerhold e di altri momenti essenziali del Novecento, proprio ancora una volta nella connessione tra questi due aspetti, cioè come funziona il nostro cervello e quindi la nostra percezione, per poter capire poi come intervenire per rinnovare, modificare il nostro movimento in scena. Direi che è un po' questo la base della riflessione, e evidentemente è connessa con quella bellissima frase di Leo che tu citavi in apertura. E tra l'altro Leo De Bernardini, insomma, meriterebbe di essere ricordato anche un po' di più, ecco, perché forse è veramente una figura centrale e certamente un po' sottovalutata, ecco, bene, insomma, i suoi meriti andrebbero riconosciuti ben oltre, diciamo, il contesto chiaramente di chi, degli addetti ai lavori, no? Come diciamo sempre. Assolutamente sì. Ecco, in questo contesto, quindi parlando di questa proprio fisicità, no? L'elemento tecnologico sembrerebbe fuori posto, no? Perché almeno apparentemente, con tutte le solite polemiche, spesso ce lo diciamo in questa trasmissione, sul tema del rapporto fra teatro e tecnologia. Tu invece su questo tema hai speso molte delle tue energie, le tue ricerche, i tuoi progetti. Viene in mente i lavori fatti con, per esempio, con Romeo Castellucci dalla Societas Raffaello Sanzio, che è un nome, diciamo, importantissimo del teatro italiano. Ecco, tu com'è che vedi questo rapporto, questa commistione, come qualcuno in modo un po' malevolo dice, no, rispetto a questo rapporto fra teatro e tecnologia? Allora, fa parte, se vuoi, anche del discorso che facevamo prima, cioè ne condivide la base. Non mi trovo a mio agio nel pensare le cose in termini di opposizione. Quindi credo che esistano delle polarità e all'interno di queste polarità scorrano una serie di differenze che sono evidentemente però l'insieme delle contaminazioni possibili tra queste due polarità. Certo, in alcuni casi si predomina per una polarità piuttosto che per l'altra, ma sempre esiste qualcosa che è nel mezzo. Perché intendo fare questa premessa? Perché ciò che mi interessa, per esempio, discutere con gli artisti, e qui penso anche al lavoro fatto in Canada con le coreografe che continua tuttora rispetto alle tecnologie. Mi interessa la tecnologia che sia in grado di offrire al performer, all'attore, al danzatore, una modalità di conoscenza di se stesso diversa da quella che normalmente adottiamo. Mi spiego meglio. Se adottiamo delle tecnologie come, per esempio, motion capture, certo, sono molto radicali dentro il panorama della tecnologia, ma queste ci permettono di estendere esattamente quei limiti della percezione che prima discutevo. Scusa, Enrico. Siccome abbiamo un pubblico, non tutti, diciamo, sono espertissimi, ecco, spiego un attimo quel motion che avevi detto, perché chiaramente così almeno riescono a seguire il discorso. Grazie, Enrico. Certo, intendevo dire, le motion capture sono quei sistemi che ci permettono, attraverso dei sensori, di registrare il movimento del corpo e di trasformarlo in un dato digitale. Sostanzialmente è quello che vedete in molti casi nei film di animazione. Avatar, per esempio, è stato esattamente costruito così. Però non mi interessa quella direzione lì, perché in questo senso sarei d'accordo con voi nel dire, attenzione, che la tecnologia lì è qualcosa che va a sostituire il corpo. Qualcosa che a me interessa invece è un uso diverso delle motion capture, cioè laddove le motion capture aiutano l'attore e il performer a esplorare delle possibilità di movimento alle quali non sarebbe arrivato semplicemente attraverso la sua percezione. Attenzione, molto importante nel mio osservatorio e nell'osservatorio degli artisti con cui mi interessa dialogare, le tecnologie poi possono anche non essere presenti in scena, d'accordo? Quindi è importante considerare questo, considerare come le tecnologie agiscono, funzionano,
producono degli effetti, ma nello stesso tempo rimangono invisibili. Ecco, c'è una frase, tu Paolo citavi prima Romeo Castellucci, che per me è sempre stato uno degli artisti che maggiormente ha, come dire, indagato in modo preciso, no, questa definizione della tecnologia, anche se nei suoi lavori la tecnologia appare pochissimo o appare, come dire, in un senso molto diverso. Yeah. E Romeo Castellucci dice una cosa molto bella, dice la tecnologia deve essere trasparente, deve essere un fantasma. E quindi qualcosa, che cos'è un fantasma? È qualcosa che agisce, produce degli effetti, ma al contempo rimane invisibile. Vi faccio notare una cosa che mi proviene anche da una riflessione articolata insieme ad un artista giapponese che è Shiro Takatani, e abbiamo intitolato un film proprio dedicato a Shiro Takatani e al lavoro con Sakamoto, girato, scritto da me e da Giulio Boato, e girato da Giulio Boato, che è un giovanissimo videomaker per me straordinario, perché fa dei ritratti di artista che sono davvero straordinari, Castellucci, Fabre, Shiro Takatani ed altri. Quindi se ne siete curiosi, andate a vedere Giulio Boato, perché davvero è un bravissimo videomaker che costruisce documentari dal punto di vista della creazione degli artisti. Ecco bene, abbiamo intitolato questo film dedicato a Shiro Takatani Tra natura e tecnologia. Perché? Perché ci interessa mettere in una, diciamo, sorta di continuità l'idea di natura, così come la conoscono in Giappone, così come anche noi nella nostra tradizione greca arcaica la conosciamo, e la tecnologia. In una parola, la natura, anche da Eraclito, no? Pensate alla connessione con la filosofia, come è interessante, e così come è vicina a quella giapponese. La natura è qualcosa che non si manifesta. Piuttosto lo fa attraverso degli elementi, attraverso appunto delle manifestazioni, delle rappresentazioni. Però lei, in quanto tale, in quanto processualità, preferisce rimanere nascosta. Allora, che cosa vuol dire questo? Vi faccio un esempio che apparentemente può sembrarvi banalissimo, ma ognuno di noi vede, per esempio, l'invecchiamento. Però non sappiamo esattamente dire dove, come e quando l'invecchiamento agisce. Non è che l'invecchiamento comincia ad agire nel momento in cui vedi il capello bianco. È partito altrove ed è diventato visibile attraverso un elemento. Ecco il fatto che la natura agisce e preferisce rimanere nascosta e si esprime solamente attraverso delle manifestazioni che stanno lì per dirvi qualcosa che invece sta altrove e che non percepite. Ecco, anche la tecnologia funziona nello stesso modo. Certo, bisogna pensarla, nel senso che non dobbiamo farci, come dire, invadere dalla tecnologia. Secondo aspetto, oltre alla trasparenza, la tecnologia deve essere pensata in teatro, nel senso che deve essere anche tecnicamente costruita, tecnicamente realizzata. Sono d'accordo con voi, ancora una volta, con chi è pessimista in questa direzione, che se noi non siamo in grado di modificare, di cambiare la tecnologia, evidentemente il nostro processo creativo è dipendente da ciò che la tecnologia ci permette di fare. Diversamente, se siamo in grado di scrivere una tecnologia, facciamo fare alla tecnologia quello che è il più simile possibile all'idea che abbiamo in mente. Perfetto. Ecco, tutti gli artisti con cui mi interessa lavorare è questo. Sono artisti che sono in grado di manipolare e costruire la tecnologia in funzione dell'idea che hanno in mente. E quindi la tecnologia diventa una espressione dell'idea, esattamente un processo creativo. E poi appunto questo è anche un po' esattamente il concetto che sta alla base anche del nostro modo di utilizzare, dico come associazione, insomma, di utilizzare la tecnologia, ecco, in questo senso, quindi siamo assolutamente in linea. Qui ecco, inverto le domande che avevo in mente, perché hai fatto questo accenno al discorso appunto giapponese, no? E mi ricordo di averti sentito parlare una volta proprio di, cioè, teatro orientale in senso ampio, ma in particolare era su un discorso proprio di quello giapponese, e mi aveva molto colpito questa tua disanima sul tema dell'assenza, non solo rispetto al teatro, ma anche come concezione di civiltà e anche di spazi sociali. Quindi qualcosa di diverso rispetto alla nostra mentalità occidentale, che invece è molto più giocata, direi, sul tema della presenza. Ecco,
stiamo parlando di corporeità, presenza scenica, parola fisica, tecnologia. Ecco, parliamo dell'assenza. Ecco, dici qualcosa su questo tema che è tipicamente orientale, forse, credo, e che forse per noi è un po' più difficile da cogliere. C'è una immagine che mi colpisce e che posso provare a trasferirvi sempre in questo. No? Noi, giustamente dicevi della presenza, come Occidente abbiamo messo un accento su questa idea di presenza. Anche lì, però, dobbiamo essere sempre molto attenti a una cosa. La presenza di cui stiamo parlando non coincide esattamente con il corpo. Cosa voglio dire? Voglio dire che lo sapete perfettamente nel momento in cui siete spettatori e a maggior ragione quando agite sulla scena. Non è sufficiente essere presente fisicamente per avere una presenza. Quante volte vedete in teatro degli attori che sono lì fisicamente di fronte a voi, ma non hanno nessuna presenza? Quindi questa è una spia, no? Che vi fa dire attenzione che probabilmente quell'idea di presenza gioca con tutta una serie di dimensioni che sono intorno a questa presenza, cioè la capacità del corpo, per esempio, di gestire lo spazio che gli sta dietro, lo spazio che gli sta ai lati, cioè lo spazio che non vede. Quello che normalmente noi considereremmo un vuoto e che in realtà è un pieno. Perché? Perché noi dobbiamo mettere la nostra attenzione su quello spazio, proprio perché anche quello spazio dallo spettatore è visto. La presenza non è altro che una modalità di dilatazione di se stessi in scena. C'è anche una questione molto tecnica: se dovete reggere la pressione della visione degli spettatori, è chiaro che dovete, come dire, attivare una serie di intensità energetiche che vi permettano di reggere quella portata per non esserne schiacciati. Questo ha a che fare anche con un altro tema che è parallelo, che è quello delle atmosfere, per esempio, e che sono importantissime in teatro, lo sapete perfettamente. Vengo alla questione giapponese con l'immagine che volevo proporvi. Guardatela un po' così, è come se noi privilegiassimo in termini fotografici il positivo, mentre in Asia, in Giappone soprattutto, la predominanza è quella del negativo fotografico. Cioè il corpo che è lì davanti a voi non deve essere guardato in quanto tale, ma quanto attivatore di figure spaziali. Allora, il corpo diventa un'assenza e a prendere una presenza è lo spazio, cioè la traccia che il corpo lascia nello spazio. Attenzione, perché c'è una cosa importantissima che rimonta all'idea di percezione, di fisiologia di cui parlavamo prima. Bisogna avere la consapevolezza esatta che tutte le volte in cui ci muoviamo in un volume d'aria, che non è vuoto, è un volume d'aria, è una materia all'interno della quale lasciamo delle tracce, una sorta di calco. Questa sensibilità mi interessa nel Giappone, mi interessa per esempio in un coreografo come Saburo Teshigawara, che lavora esattamente in questo senso, la cui idea di coreografia, per esempio, è una scrittura dello spazio e non del corpo. Quindi in questo senso mi piace parlare dell'idea di assenza, no? Certo, il corpo lo vedete in scena ed è un corpo straordinario, ma ciò al quale mira è farvi percepire l'architettura che disegna nello spazio, tutto ciò che gli sta intorno. E vi renderete conto che se guardate e avete la possibilità di guardare Saburo Teshigawara, viene spesso in Italia, quindi insomma tra il Teatro di Ferrara, Milano, insomma c'è una possibilità di poterlo vedere, vi rendete conto che a un certo punto non vedete più il corpo. È come se passasse, evaporasse, e ciò che rimane è questa immensa architettura spaziale che, diciamo, emerge, dalle tracce che questo corpo lascia. Ora sì, sarebbe bello proseguire ancora, ma entriamo in un altro argomento usando una parola un po' strana, acusmatica. Parliamo quindi del suono, che è un altro tema che, insomma, ricordo che in un tuo scritto che abbiamo pubblicato su Scena e che poi abbiamo messo anche nel nostro blog, vabbè, tra le varie cose dicevi: questa dimensione sonora della parola rimette in gioco due concetti chiave.
l'inudibile e l'invisibile, che sono due questioni teatrali fondamentali. La parola serve sostanzialmente a far vedere una cosa che non hai lì sotto gli occhi, a evocare davanti a te qualcosa che non è lì materialmente, fisicamente. E da qui sempre il rapporto con il corpo. Il suono ha una materialità che incide profondamente su colui che ascolta, non solo il performer, ma anche lo spettatore. Ecco. Concentriamoci su questo aspetto del suono e del suo impatto sull'azione teatrale. Benissimo, con grande piacere. Forse una premessa è giusta proprio per introdurre il concetto di acusma e di acusmatico in senso generale. Acusma è una bellissima parola che viene dalla filosofia greca, viene soprattutto dall'area dei pitagorici e aveva due declinazioni. Da un lato, acusmi erano i precetti, cioè le regole di vita su cui si organizzava la comunità dei pitagorici. Attenzione, non vi sfuggirà la questione, erano dei precetti che dovevano essere detti a voce. Niente di scritto, quindi c'era una vocalità in atto. Secondo aspetto, altrettanto importante, il modo in cui questi acusmi venivano pronunciati da Pitagora e che mette in gioco un'idea di spazio del suono. Ok? Allora, Pitagora lo faceva in questo modo. Uno spazio, immaginatevi un porticato, come un chiostro dei nostri conventi, no? In cui lo spazio vuoto al centro e un porticato tutto intorno. Pitagora chiudeva il porticato, metteva gli studenti al centro e lui cominciava a circolare sotto il porticato parlando. Che cosa produce questo? Produce un riverbero, cioè la voce non è facilmente riconoscibile. Allora potremmo dire che acusmatico è il modo in cui noi avvertiamo un suono, ma non siamo esattamente in grado di dire visivamente da dove sta provenendo. Guardate, è esattamente l'opposto di quello che stiamo facendo noi. Voi sentite parlare qualcuno? No, ma lo dico perché anche normalmente abbiamo costruito, per esempio, l'impianto didattico delle scuole, delle università, eccetera, su, diciamo così, percettivamente una sorta di errore, nel senso che tutte le volte che qualcuno parla è anche presente la sorgente, la fonte da cui proviene. Tutta la sperimentazione teatrale più interessante sulla vocalità è fatta disgiungendo le due cose. Quindi diciamo che una direzione potrebbe essere benissimo questa. Quindi questa dimensione dell'acusmatico vi fa parlare di una voce o di un suono che proviene come da tutti i punti dello spazio, d'accordo? Come se fosse tridimensionale. È per questa ragione che in Francia, negli anni 50, quando cominciano a sperimentare sulla musica concreta di Pierre Schaeffer e gli altri grandi, diciamo, sperimentatori, a un certo punto si comincia a parlare di musica acusmatica, riprendendo quella formula pitagorica. Che cosa vuol dire nella formulazione musicale degli anni 60? Vuol dire costruire un ambiente in cui molti altoparlanti sono disposti intorno agli spettatori e gli spettatori stanno al centro, così che il suono possa provenire da tutti i punti dello spazio, così da produrre una sorta di immersione dentro il suono. Poi capite che qui, che sia suono o che sia voce, poco importa, perché comunque è l'essere dentro una sonorità che diventa interessante, anche se poi è sganciata da quello che vedete. Ricordate una cosa che è molto interessante, mi piace sempre citarla perché fa il suo effetto. I francesi chiamano queste serate di musica composta in questo modo cinéma pour l'oreille, cioè cinema per l'orecchio. Non vedete niente. Io dico sempre, il film lo portate voi, la musica la mettono loro, ma il film viene costruito direttamente nella vostra percezione e quindi uscite da quelle serate con la sensazione di aver assistito a delle immagini che in realtà non ci sono, ma sono state suscitate dal suono. Ecco l'idea di acusmatico come è interessante. Può essere, mi verrebbe in mente così vagamente, ricordo, quando Wagner costruisce Bayreuth il suo teatro e fa mettere assolutamente l'orchestra nella buca in modo che non si vedano gli orchestrali, la musica esce nel buio e si diffonde e poi tutta la concentrazione in quel caso va sulla scena, ovviamente sull'attore, però diciamo
l'idea era proprio quella di svincolare l'effetto visivo della musica, ma renderlo solo per l'orecchio. Potrebbe essere un concetto del genere, anche se chiaramente quello che tu dici ha delle caratteristiche diverse. No, poi Paolo, tieni conto che, come dire, quella di Wagner è un'intuizione eccezionale, proprio perché nel momento in cui, diciamo, costruisce questo dispositivo in cui il suono cresce dallo spazio, orienta lo spettatore nella visione di ciò che è in palcoscenico. E quindi ciò che è in palcoscenico sorge come in sogno. Sorge come un'immagine che è la proiezione di quella che tu hai nella tua testa, scatenata dal suono. E in questo senso noi parliamo di una dimensione drammaturgica del suono, che è molto importante e molto interessante oggi da sviscerare, da sviluppare. Ed è una caratteristica però che rimonta all'idea di teatro antico. Il teatron era esattamente, oggi lo sappiamo, un luogo prima di tutto in cui si ascoltava. Pensate a ciò che noi conosciamo della tragedia greca, tutti gli eventi, cioè gli episodi, le azioni della tragedia greca, non le vedevi, ti venivano cantate dal coro e dagli attori. Quindi le sentivi e le immaginavi e quindi quello che era l'immagine era nella tua testa. Guarda Paolo che ritorniamo là, a quello che dicevamo all'inizio, ritorni nell'interiorità dell'individuo, che costruisce un'immagine sulla base di qualcosa che è esterno e che è un suono. Poi, forse diceva, non so più se era Monteverdi o Savarese, che tutta questa modalità di questo uso della tecnologia in questo modo ci riporta a quella dimensione dell'antico teatro greco, e questo è un bel paradosso, no? Perché sembrerebbe invece la modernità estrema della tecnologia in certi casi ci riporta a quella dimensione che andrebbe certamente recuperata. Quindi non so, questo. E mi viene da dire, tieni conto che ho anche uno degli studenti molto bravi che sta lavorando con me in questo momento per la sua tesi di laurea, e lui giustamente sta lavorando sulla caverna. Emanuele Regi sta lavorando sull'idea di caverna esattamente come elemento propulsore di tutto questo immaginario. E evidentemente la caverna, ancora in tempi preistorici, era un luogo sonoro. Certo, certo, certo. Quindi è interessante questo, che comprende evidentemente anche l'idea della voce, no? Della vocalità. Adesso appunto, questa, per delle connessioni strane, la caverna mi fa venire in mente Platone, il mito della caverna. Quindi diciamo, chiudiamo con una cosa così molto semplice, per spendere due parole, il rapporto fra teatro e filosofia, una cosina diciamo giusto per qualche frase di circostanza. È inutile, vabbè, è chiaro ricordare che insomma abbiamo parlato del teatro greco, l'origine del teatro greco è strettamente legata, tutta commista, alle grandi costruzioni filosofiche, Platone, Aristotele, eccetera. Quindi era un legame, il legame è tra teatro e filosofia, insomma direi che è inevitabile, però ha avuto connotazioni molto diverse nel corso della storia. Ecco, secondo te oggi si può ancora parlare di un legame, diciamo, stretto o magari più inconscio che non meditato? E se sì, su che livello si pone, a tuo avviso? Guarda, inutile, sarebbe retorico dire che il tema è non basta una vita. Mi limito però a sottolineare un punto, che è un punto di convergenza, e ancora una volta lo pesco nell'antichità, che è lì un nodo di derivazione possibile. Il teatro condivide con la filosofia un aspetto determinante. È parte, si determina a partire da la meraviglia. Cioè, dal riconoscere la stupefacente esistenza delle cose che ci stanno intorno. Laddove altri, cioè quelli che non sono filosofi e quelli che non sono, diciamo, uomini di teatro, diremmo così, usando una formula di Taviani oggi, non vedono nulla o considerano peggio che tutto ciò che ci sta intorno sia normale. È ancora questa idea dell'interrogarsi sull'umanità, che è ancora Leo De Bernardinis, la straordinaria domanda che l'ha guidato per tutta la sua esistenza di artista
e di essere umano. I suoi scritti lo dicono, no? Lo dicono i suoi scritti, anche quelli privati. Ho avuto la fortuna, grazie alla figlia di Leo, di guardare, Carola De Bernardinis, di guardare il materiale che noi conserviamo qui a Bologna in dipartimento di Leo De Bernardinis, quindi i suoi quaderni, di lavorarci sopra. È stato un privilegio, perché lì dentro c'è esattamente quel punto di connessione in cui la ricerca teatrale coniuga la ricerca filosofica e non può essere scissa da questa. Ma lo era Carmelo Bene, lo era, possiamo veramente aprire, restando al territorio italiano, una enorme, lo era Luca Ronconi in certi modi, lo era Ronconi anche quando affrontava la matematica, no? Lo straordinario lavoro di connessione teatro-matematica che Ronconi fa, lo fa sulla base della filosofia. Ricordatevi che se parliamo di Pitagora, parliamo di filosofia, parliamo di matematica in Occidente. Quindi stiamo giocando su quello. Ecco, forse la meraviglia, il produrre, anzi meglio ancora, l'essere, come dire, mossi dalla meraviglia delle cose e provare a così usare la forma dell'arte, la manifestazione dell'arte, così come il pensiero filosofico, per testimoniare questa meraviglia e quindi porre il problema. Attenzione che questa idea di meraviglia per gli antichi non era affatto edulcorata, cioè non è semplicemente ciò che è piacevole. È la scoperta di Edipo, cioè di colui che ha fatto tutta la vita con, diciamo, pensando di essere colui che risolve gli enigmi, di essere il sovrano che libera Tebe, eccetera, e poi si scopre che fondamentalmente gli enigmi non li ha mai risolti, ha ucciso il padre, ha sposato la madre, e anche questo la meraviglia di cui stiamo parlando, cioè il rendersi conto che la realtà che abbiamo di fronte è fatta a strati e quello che noi viviamo, vediamo, percepiamo attraverso i sensi è una parte e poi ce n'è un'altra che dobbiamo, appunto, estendendo la nostra percezione e anche la nostra, diciamo, consapevolezza intellettuale, il nostro spirito, direi, la nostra anima, essere in grado di toccare per riuscire a capire che cos'è questo reale. E poi il discorso ci porterebbe lontanissimo, perché tra teatro e filosofia nasce il Bharata, che è il trattato indiano sul teatro, e evidentemente connessioni di teatro e filosofia si ripescano nella notte dei tempi e arrivano fino alla consapevolezza degli artisti di oggi. Pensate a Castellucci che abbiamo citato, pensate, abbiamo detto Ronconi, ma pensate al Teatro Valdocca, Mariangela Gualtieri e Cesare Ronconi, pensate al Teatro delle Albe, Ermanna Montanari e Marco Martinelli, e a molti altri artisti che di questo tema ne ripescano le connessioni nell'antichità e elaborano una sapienza dell'attore esattamente in questi termini. Direi che questa era l'ultima domanda, perché siamo arrivati nelle nostre tempistiche. Abbiamo però alcune domande che sono arrivate, quindi chiederei allo studio se si vogliono inserire per fare queste domande. Sentiamo un po', forse oggi abbiamo qualche problema di connessione. Beh, comunque le vedo. Comunque qualcosa... Io le vedo, posso rispondere. Sì. Eccomi. Ci sono, mi sentite? Francesca, buon pomeriggio. Ciao, grazie. Ti faccio qualche domanda che è arrivata, qualche sollecitazione. Vai. Non ho fatto in tempo a scriverle tutte, quindi qualcuna te la faccio. Te le leggo un po' tutte, perché forse una cosa un po' si interseca con l'altra. Allora, intanto una prima domanda è: se il teatro può essere strumento per cogliere e rendere visibili i concetti e le visioni espresse dalla filosofia, quindi che si lega un po' all'ultimo discorso che hai fatto. In realtà poi qualcosa prima, che è questo rapporto un po' difficile con la tecnologia, no? Quindi come mai secondo te, tu che da tanto tempo studi questo rapporto proprio tra teatro e tecnologia, il mondo del teatro fa così fatica però ad accettare, no, un po' l'ingresso della tecnologia, o si sente forse un po' attaccato quando si parla di inserimento della tecnologia? E secondo te il mondo del teatro di oggi è pronto a pensare la tecnologia nel senso in cui hai spiegato tu prima, questo pensare la tecnologia per metterla al servizio? Da ultimo anche un'altra cosa che ti chiedo è anche questa, mi hai sollecitato ascoltandoti il fatto che come anche ti accennavo, anche noi stiamo cercando di studiare un modo, no, per utilizzare la tecnologia attraverso il suono, fare un po' questa esperienza, far fare questa esperienza fuori, in modo che, appunto, come dicevi tu prima, il film, diciamo,
ognuno se lo deve un po' creare attraverso lo stimolo del suono. Secondo te, per un attore, questo è un lavoro significativo, importante, che valore aggiunto può dare, secondo te? Allora, parto da qui, così poi risalgo alle altre questioni. Direi certamente di sì. Certamente di sì, la tecnologia. Il problema è, come dire, non pensarla con un pregiudizio. Perché noi, come dire, abbiamo rispetto alla tecnologia moltissimi pregiudizi e pochissime conoscenze della tecnologia. E attenzione, ve lo dico io che ancora scrivo a mano, vedete qui i quaderni, quindi, come dire, non è un mio problema, non sono assolutamente un fautore della tecnologia a tutti i costi, non mi interessa. Se funziona, se è utile ad espandere una possibilità, allora può intervenire. Se è utile anche a supportare un processo creativo e una sperimentazione, diventa interessante. Quindi rispetto all'attore direi di sì. Tutto ciò che permette di allargare così la base percettiva di riflessione dell'attore, il suo immaginario. Perché attenzione, l'idea che ho cercato di sviluppare prima è proprio questa, cioè mettere gli attori e i performer nella condizione di sviluppare maggiormente il loro immaginario a contatto con uno strumento. E permettimi anche di legare la riflessione sulle altre due domande della tecnologia. È evidente che questo modo diventa importante nell'idea di pensiero della tecnologia e credo che diversi artisti oggi a livello internazionale ne siano consapevoli di questa modalità, di questo utilizzo. Poi, attenzione, entra anche in gioco un altro aspetto che è altrettanto importante e che in qualche modo rende risposta a quella fatica di cui giustamente chiedevate nella domanda. Perché fatica? Perché è un processo tecnico e richiede delle competenze tecniche. Però ci mette di fronte ad un punto essenziale. È il momento oggi, e le arti possono portare a questo rinnovamento, di rimettere in relazione i saperi tra loro che sono stati scissi precedentemente. Che cosa significa? Significa che se noi viviamo in una situazione di sclerotizzazione dello specialismo, conosciamo nei minimi termini un territorio sempre più piccolo, ma in moltissimi casi, non dico in tutti, in moltissimi casi abbiamo perso di vista la connessione che questo elemento microscopico ha con tutto il resto. Allora, e guardate che però è una storia recente, perché è dal 700 circa che noi viviamo questo, è dall'illuminismo, no? Con il suo portato, da un lato, di rinnovamento e di forza, dall'altro però ha abbandonato quella connessione profonda dei saperi che era presente nell'antichità. Dico una banalità, ma figure come Leonardo da Vinci, la riflessione sulla dimensione poetica, la riflessione sulla dimensione della conoscenza della natura o quella tecnica viaggiavano parallelamente. Cioè l'osservazione della natura in quanto animali, volo degli uccelli, eccetera, va ad essere incanalata nella costruzione di macchine del volo. Ma ci sono competenze da un lato e dall'altro. Pensate ancora fino a Goethe, no? La grande qualità letteraria di Goethe e lo straordinario libro sui colori che ha dedicato, oppure le riflessioni sulla natura che ha esercitato. Non sono riflessioni da neofita. Sono riflessioni da coloro che hanno acquisito una competenza e una formazione unitaria. Nel senso unitaria nel dire sono stati più interessati a guardare i nodi tra i saperi piuttosto che i singoli saperi in sé come elementi specifici. Ecco, se noi oggi torniamo ad avere una visione di questo tipo, come Edgar Morin ci invita a fare ormai dagli anni 70, no? Di avere un sistema di pensiero complesso, che non vuol dire difficile, ma vuol dire costruito con dei nodi uno connesso all'altro. Cioè complexus significa, diciamo, avvolto su di sé, che ha tutta una serie di strati che dobbiamo conoscere, no? E come possiamo separare la riflessione sulla natura
dalla riflessione sulla tecnologia o dalla riflessione sull'essere umano o con la matematica, eccetera. Anche noi, come uomini di teatro, se non siamo in profonda relazione con la dimensione, per esempio, della conoscenza del cosmo o della fisica, diciamo non abbiamo strumenti per affrontare certe cose. A me piace sempre andare a guardare degli artisti con cui lavoro la loro biblioteca, di che cosa si alimentano, perché vi rendete conto che moltissimi leggono di microbiologia, di astrofisica, e evidentemente, e ritorno a una delle questioni che avete sollevato, cioè la rappresentazione di tutto questo pensiero sulla scena, evidentemente viene scaricato nella costruzione delle immagini. Perché? Perché tutto questo non è una copia, cioè non è un'imitazione. Non prendo un concetto filosofico e cerco di tradurlo in immagini. Opero nella stessa modalità in cui la filosofia opera, cioè produco delle rappresentazioni che sono in qualche modo una forma attraverso la quale posso testimoniare qualcosa di ciò che è invisibile, di ciò che è inudibile. In questo senso mi interessa. E giocate ancora una volta esattamente come fa la natura. La natura vi fa vedere le cose, ma queste sono in qualche modo una manifestazione di ciò che non vedete, che non si vede, che non c'è, che non funziona. Lo guardate nella crescita dei fiori. Quando vedete il fiore, non avete nessuna memoria di quello che è il bulbo originario o il microorganismo da cui prende avvio. Ecco, se quella consapevolezza lì ce l'abbiamo in scena, quando andiamo a giocare con il legno, per esempio, e sappiamo che quel tavolo di legno che è in scena è esattamente una trasformazione che avviene con tutto quel principio naturale che gli sta alla base, cominciamo ad avere una potenza che stiamo gestendo nella costruzione delle immagini. E quindi evochiamo delle cose attraverso la costruzione della nostra immagine teatrale. Perfetto. Bene, Enrico. Io ho toccato anche tutte le altre questioni. Quindi grazie mille. Ora solo un po' solito riferimento ai nostri video, perché abbiamo nel nostro canale di YouTube, nella sezione dedicata alla Wilt, abbiamo tre video di Enrico. Uno era il suo intervento al DAMS del 2013, su quel convegno su teatro e nuove tecnologie, in cui è quello il momento in cui ci siamo conosciuti, peraltro. Eravamo invitati, eravamo agli inizi, ci siamo trovati in questo luogo sacro che era il DAMS, con tutti questi professori, questi super esperti. È stata una delle cose più emozionanti della nostra storia, sicuramente. E lì c'è appunto il suo intervento. Poi ne abbiamo altri due che sono stati fatti durante la rassegna Tracce, uno in cui parla del teatro post-drammatico, quindi Lehmann, eccetera, e uno sul laboratorio teatrale. Quindi sono a disposizione nel nostro canale di YouTube, ovviamente in rete trovate molte altre cose di Enrico, perché insomma, come avete visto, la sua architettura spaziale, direi che è il suo avatar, è notevolmente diffuso, quindi trovate molto. Lo ringraziamo tantissimo di questo suo intervento. Grazie Enrico, a voi. Grazie mille. E noi ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato a questa bellissima diretta. Vi ricordiamo che domani ne avremo un altro bel appuntamento con Gianluca Vitale, che ci parlerà del ruolo del teatro nella società. Quindi questa è la prossima di domani, ma domani a sorpresa faremo un bis, nel senso che domani sera alle ore 21 saremo di nuovo in onda, in diretta per un'altra mezz'ora, quindi verso le 21 vi aspettiamo, perché faremo un incontro tutto nostro per presentarvi tutti i corsi online che abbiamo deciso di far partire insieme a Massimo Giannetti, che collabora con noi e che partiranno da giugno, e quindi vi presenteremo un po' tutto il programma. Perciò grazie mille, vi aspettiamo domani alle 18 con Gianluca Vitale e per chi può domani alle 21 per i nostri corsi. Vi ringrazio, buona giornata a tutti e grazie Enrico. Grazie ancora a voi. Buonasera. Grazie mille.